Ciao a tutti, la Cami non era assolutamente a conoscenza di questo video, ma per iniziare questo vlog volevamo fare una cosa più professionale. Adesso possiamo partire col vlog. Ciao ragazzi! Molto strano dirlo sì, di nuovo. Molto. L'ho impostata malissimo questa frase e quindi ricomincerò da capo. Ciao ragazzi! Avevamo questo pezzo, settembre, quello portato a Sanremo Giovani, cioè ormai la storia la conoscete a memoria. E abbiamo detto, settembre non si merita un videoclip normale. Settembre si merita un cortometraggio. A noi le cose facili non piacciono. Facciamo un cortometraggio con 80 persone, ognuno fa il suo ruolo? No! Facciamo un cortometraggio organizzato da me, la Cami e Cresce e organizziamo tutto? Sì! Piccherino marroncino, sulla finestra, ancora paura del buio. È un momento introspettivo. Voi avevate pensato qualcosa qui quando penso troppo volte mi metto a guidare? Che lei guidi. È una canzone un po' autobiografica. Poi ho scelto settembre perché io sono nata a settembre, visto che la dovevo cantare io. E poi a settembre ricomincia tutto, le persone tornano a settembre, quindi mi piaceva questo concetto qua. Poi, in questo caso, il nostro eroe cos'è che deve affrontare? Deve affrontare questo discorso con se stessa. Allora, un po' ho l'ansia, un po'... no. Cioè, un po' sono carica. Non si direbbe, vero? Tanto ormai ho non c'è niente, cioè mi ha trovato solo una cistina che ce l'hanno tutte. A posto allora. 15 minuti. Ok. Siamo sul set delle prime scene, in realtà io ero a casa con la Pitta mentre la stavano truccando. Adesso c'è la scena principale praticamente. Ma tu hai pianto comunque? No. Hai una rigola di mano? Una riga di pianto. Buongiorno. Un pennello da cipria. Un pennello da cipria. Ok. Un pennello da cipria. Pennello da cipria. Senti, ma c'hai un pennello da cipria? Cipria? Mi serviva proprio un pennello da cipria. No, mi dispiace. Mi dispiace. Andiamo un po'. Mamma. 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 Pensa che ti vuole dare tanto formaggio. A te non piace, no, il formaggio? Questo ti fa un po' arrabbiare, giusto? E azione. Quelle larghe è ancora più bella, secondo me. Chi non c'è scritto quella del braccialetto? No, sì che c'è. C'è scritto? Sì, sì. Ciao! Seconda location con cavalli. Ah, no, ma sono stupidissima. Sono uscita mentre facevo le riprese con il drone, quindi adesso si vedrà una che esce così. No, state dentro, non uscite in questo momento, Colpa mia, colpa mia. Giornata impegnativa. Dai, però fighissimo. Fighissimo. Militare a metà. Tu non devi parlare, perché tu più alti sono, meglio è. Amore. Ciao, Tatone. Ma ce ne sono due. Ce ne sono due fratellini. Si chiama Francesco. Margherita aveva una passione enorme per i cavalli. I cavalli sono enormi. E anche il loro... Lo so perché chi? Non si vedrà mai, ma c'è quello lì che ha un occhio. No, sì, non metterà mai. Lo sto vedendo. Quale? No, è veramente inquietante. Il secondo, questo qua. In che senso devo mettere la macchina? Non mi ricordo più. Con il lato destro verso la casa. Allora, col lato destro. Di là? Sì. Lato destro. Verso la casa. Che senso? Sono stupidissima. Sei incredibile. Lei è la nostra mamma. E lui è il nostro papà, che in realtà è un papà. Questa sono io che provo a piegare una camicia stirata. Un pennello da cipria. Madonna. Aspetta. No, no, adesso arriva il bello. Funziona? Funziona. Aspetta, andate. Abbiamo finito adesso. È mezzanotte 17. Però è andata molto bene oggi, è andata veramente molto bene. È venuta una cosa molto figa. Meredith. Non mi agolare. Sai, cos'hai lì? Cos'è quella cosa? È un perucco? Domani altra giornata di riprese, ultima, quindi secondo giorno. Buonanotte. Ci vado io, sono un po'. Ma no, vabbè, ieri non mi sono scritto. Cioè, che parte del giorno siamo? No, cioè, ieri era l'ultima scena, oggi è la stessa giornata. Ma io volevo lì, zitta. No, avevamo per addobbare la stanza. Tipo? No? Perfetto. Non ti ho detto vaffanculo.
Lascia perdere. Sono pronta. Basta. Basta. Andrete insieme. Iniziamo con questo look mattiniero. Bene. Copriamo qualsiasi imperfezione, perché la mattina non si hanno imperfezioni. Guarda su, che la mattina appena sveglia le occhiali non esistono. Ma è un mito, un'ora e mezza, non ci interessa. No, non ci interessa, ok. Lata che dici, cazzo, questa... La lupa. La lupa! Non mi conosci. La lupa. L'illumine... Quindi lunedì adesso video. Esatto. Sì, sì, sì. Riposo domani. No? No, no, no. Lavoriamo. No, e lei lavorare. Studia. Io studiare. Ho un esame. Mercoledì. Monza. Monza. Lavorare e studiare. Yes. Un pennello da Cipria. Sì. Festa. Sì. Grande festa. Grande sì. Festa alla corte sì. Di Francia. This is the one first moment that Fra and Pita see for the first time the first edit by Claudio. Brother. Hey. Good morning. Buongiorno. 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 Moda. Buongiorno. Buongiorno. Arte. Buongiorno cinema. Mamma, l'unica cosa che mi dà la calma. Guarda. Torno a casa settembre. Cristo Dio. Funziona. Funziona. E l'hai scritta tu. Dai. Andiamo avanti. Questo video. Bello. Non così tanto, no. Rifacciamo il trucco? Cioè, era per il video, idiota. Che cazzo vuoi? Ma io chi sono? Io ti spacco. Mi butto. Andiamo. Voglio piangere tantissimo adesso che ho cominciato. Voglio piangere adesso, sempre. Vai, vai. Dopo non si piange. Con la mia base non si piange. Vai, 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 wow. Si è rotta. Si è rotta. Mi sudo tutta. Sto sudando troppo. Tre. Non va bene. Vedo un po' agitata. Sono dei pigiami. Tu dici come ci andrei vestita in un cortometraggio in pigiama? Io direi non così. E come vorresti? Ma non lo so. No, 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 no. Però un po'. Cioè, o fai il camicione, non so. Non so, quando Serena Van der Woodsen si svegliava non era così. Grazie a casa. High School Musical a me piaceva Sharpay, a lei piaceva Zac Efron e l'altra ship, la come cacchio si chiama. E Gabriella! Ma io sono sempre stata una fan dei cattivi. Veramente ho degli occhi incredibilmente brutti. Marco, sono mi svegliato. Hai visto che eri così? Puoi fare il balletto pre... Di qua, di là, sono riesco a fare pre-registrazione. Un balletto pre-registrazione? Sì, grazie, vorrei vedere. Allora, inizio con un salto. Wow, okay. Una prima volta e poi? Brava. E poi un'altra volta. Sei senza personalità. Sì. Facciamo il caffè. Caffè. Questa è la magia. Magia del caffè. No. Casa. Questa è la curva del mio stress. Comunque davvero, voi due sembrate cugine. Birial. Faccio vedere con noi, ti giuro tutto il giorno. Fai l'influenza. Per esempio io abbiamo un foglio di carta che segniamo quello che ci manca. Puoi farlo, vedere. Non è bello. Sì. Giorno. 200 di riprese. Ma davvero? Davvero. Quindi cioè devi correre, è il tuo ultimo esame universitario. No, no, è una prova. Hai mai avuto un cricetto? Sì. No. Ok, cioè, pensa come se ce l'avessi e uno te lo prende e te lo schiaccia. Ti hanno schiacciato il cricetto, vai. Pensa al cricetto. Scusate. Noi temiamo i raggi UV. Scusate se dimostro 22 anni, meno 30. Crash Five, riassunto rapido di quello che è successo. Abbiamo deciso di fare un videoclip per una canzone e siamo qui. Vai di fretta, amico. La giriamo di nuovo, l'ultima. Ci sta, ce l'abbiamo. That's it. Rap. Commento a caldo di tutti. Vedi che io guardo da qua sopra. 40 gradi. Ehi, per questo vlog è tutto. Mi conosci? Ragazzi, allora, no, solo una domanda prima di finire il video. Quanto sono gay? Okay. Cioè, da 1 a 100 quanto sono gay? Dovete dirmelo. È un complimento, eh? Ditemelo. Ciao. Ciao.